L'argomento sanità continua a tenere banco nella vallata, il dibattito sta andando avanti, soprattutto per quanto riguarda la creazione di un distretto unico in Valdarno. Ipotesi questa che vedrebbe parte attiva anche il Valdarno Fiorentino e in modo particolare Figline Incisa, dove ha sede il presidio ospedaliero Serrestori. Sulle novità arrivate dalla regione si pronuncia la sindaca Giulia Mugnai. È importante quell'emendamento che è stato approvato dal Consiglio regionale perché ci dà la possibilità in futuro anche di poter continuare a valutare una prospettiva di integrazione sui distretti sociosanitari. È un segnale importante per la cittadinanza perché da tempo parliamo di un Valdarno che deve essere unito sotto diversi profili, compreso quello del sociosanitario, ma a noi preme sempre sottolineare che per noi l'integrazione è possibile, la collaborazione è possibile se questo sta all'interno dell'ASL Centro e quindi del rapporto che il Comune di Figline Incisa, ma in particolare i servizi sociosanitari e l'ospedale Serristori, che è presente nel nostro comune, tiene una relazione, un legame fortissimo con la rete ospedaliera fiorentina. Fino ad oggi questo ci ha garantito qualità dei professionisti e uno standard elevato di servizi presso il nostro ospedale e noi non possiamo perdere questo legame. Per la salvaguardia dell'ospedale dobbiamo ancora vedere applicati i patti territoriali, quindi il nostro lavoro e il nostro percorso è concentrato molto sull'ottenimento di questi risultati. Ovviamente sarebbe importante poter fare una discussione più omogenea di vallata. Io credo sia positivo che ci sia ancora aperta una porta in questa direzione, ma dobbiamo lavorare assieme non solo sul sistema sociosanitario, ma tanti sono i temi che potrebbero interessare il Valdarno Fiorentino e Aretino uniti e che potrebbero darci una voce più importante e più forte nelle partite che stanno sul tavolo ad esempio della regione, come le partite infrastrutturali. I sindaci di Montevarchi e di San Giovanni, dal canto loro, sarebbero d'accordo di confluire nella USL Toscana Centro, quella a cui fa riferimento l'area fiorentina. Da entrambi viene una piena disponibilità a fare un lavoro assieme, per noi sarebbe l'elemento fondamentale perché Figline Incisa insieme a San Giovanni e insieme a Montevarchi sarebbero le realtà più significative del Valdarno e potrebbero davvero orientare in maniera importante la discussione. Noi ovviamente siamo la porta di questo accesso alla vicinanza a Firenze e quindi all'ASL Centro e quindi sicuramente siamo disponibili perché aumentare comunque la voce, il potere contrattuale dei territori a sud di Firenze è importante e potrebbe essere davvero la strada per portare a casa dei risultati.